WhatsApp, dicevo che l'argomento di oggi è il valorizzare, che è la base del nostro lavoro, e spesso si va a valorizzare un immobile minimizzando i difetti. Allora volevo parlare con voi di che cosa sono i difetti e che cosa si intende per difetti, e poi alla fine invece non possiamo esimerci dal fare qualche considerazione su questo virus che ci sta costringendo in casa, ma soprattutto ci sta limitando, ci sta bloccando le nostre attività. E quindi, oltre a fare i corsi di streaming online, così volevo fare qualche considerazione su cos'altro di attivo che potremmo fare, che io sto programmando da fare nei prossimi giorni. Perché per ora, ripeto, oggi ho avuto tutta una serie di consulenze, adesso c'è la diretta. E poi stasera c'è un'altra bella diretta sul gruppo Vivere di Turismo. E dunque, qualcuno, ne abbiamo già parlato altre volte, ovviamente tante volte, sul minimizzare i difetti. Non so chi di voi ha letto il mio libro, anche lì, diciamo proprio in prefazione mi sembra, o comunque nel primo capitolo, affronto l'argomento difetto, perché spesso secondo me non si vede il punto di vista corretto, cioè il difetto spesso viene interpretato nel linguaggio italiano, come giusto che sia, come un qualcosa di sbagliato, no? Un difetto è una cosa che è fatta male. Una cosa che è difettosa, infatti, si intende una cosa che non funziona bene, che è fatta male. Quando noi parliamo invece di difetto per minimizzare i difetti, per valorizzare l'immobile, dobbiamo pensare sempre per chi lo stiamo valorizzando questo immobile. E questa persona per la quale stiamo valorizzando questo immobile, per lui, quale può essere un difetto o quale può non essere un difetto. Nell'esempio che io faccio classico è di quell'immagine che più volte è stata utilizzata quando faccio presentazione, quando faccio corsi, incontri, di un uomo tutto completamente tatuato, un po' sovrappeso. Nel libro lo descrivo, non metto l'immagine ma lo descrivo, e appunto la cosa che faccio notare è che in questo caso quello che consideriamo difetto sono i tatuaggi, ma non perché il tatuaggio in sé sia un difetto, perché anzi oggi sono tantissime persone che hanno i tatuaggi, anzi forse oggi non ha più neanche tanto senso questo esempio, in realtà lo ha ancora, perché io dico per esempio, quando vediamo un libro di anatomia, di scienza umana, di come è fatto un corpo, lo stereotipo del corpo umano non ha dei difetti, dei tatuaggi sul corpo. Quindi quello che mi interessa in questo momento considerare, non se il tatuaggio, forse dire la parola difetto è sbagliato, forse dovremmo provare a trovare un altro termine per indicare questo concetto che ci serve tanto per valorizzare gli immobili. Quindi non è che ci interessa che il tatuaggio sia un difetto o un errore quando lo vediamo su un corpo umano, ma non è quello che come stereotipo ci si aspetta nel vedere un corpo umano. Nell'esempio in questione si parla di un medico, e quindi noi quando, in questo momento per parlare di medici, comunque quando noi dobbiamo incontrare un medico, ci aspettiamo che esca da quella stanza, dal pronto soccorso, dall'ambulatorio, una persona che magari ha indosso il camice e uno stetoscopio. Il camice e lo stetoscopio non addosso ad un operaio in una fabbrica
potrebbero essere considerati come difetti nel nostro, dal nostro punto di vista, ok? Quindi è questo che dobbiamo considerare. Forse dovremmo proprio pensare a trovare un altro termine che non è difetto, perché quando delle volte col nostro lavoro, con l'home staging, parliamo di minimizzare i difetti, sembra quasi che noi vogliamo nascondere dei difetti, perché si pensa alla parola difetto come non so, quale può essere un difetto in una stanza, il pavimento rotto, ok? Il pavimento rotto, ci metto un bel tappeto sopra. No, un home stager bravo non lo fa, e dobbiamo spiegare bene ai nostri committenti che non lo facciamo, perché appunto non vogliamo nascondere dei difetti agli occhi del compratore. Quelli in effetti potrebbero essere i veri difetti. Noi quello che dobbiamo fare è far diventare una casa uno stereotipo, cioè la casa come la vorrebbe vedere quella persona che la deve acquistare. E non siamo tutti uguali, non vogliamo vedere tutti la casa nello stesso modo. Allora, facciamo un esempio pratico su un appartamento. È uno degli esempi che io faccio sempre, delle volte ci si perde proprio in questo esempio, che è la caldaia, ok? La caldaia solitamente, vorrei farvi presenza o meno di requisiti in target. Federica Benatti, lo chiamerei elemento incongruo. Bello, sì, elemento incongruo, mi piace, è un po' difficile, incongruo è una parola un po' dura, però perché dobbiamo sempre pensare poi queste parole, come utilizzarle magari su una promozione, una pubblicità, sul web. Però elemento incongruo sicuramente rende molto di più, perfettamente, Federica, grazie anche di seguirmi, questo concetto. Quindi un esempio che io mi piace fare, perché rende abbastanza bene e casca sempre l'home stager che non è messa su un target, che non pensa al target, è la caldaia all'interno di una casa. La caldaia all'interno di un... bello che state mettendo un sacco di parole, dopo le guardiamo alla fine e troviamo qualche parola interessante, posso trovare anche più di una interessante. Però queste che state mettendo, tipo disarmonico, distonia, no? Distonia, sinceramente dovrei guardare effettivamente sul vocabolario che cosa significa. Lo so generalmente, però delle volte ci sono dei piccoli dettagli che cambiano. Disarmonico no, perché disarmonico vorrebbe sempre dire che non è armonico, ma che cosa intendi per armonico? Perché questo è il concetto. Cioè, il concetto è che ogni cosa può essere giusta o sbagliata a seconda di chi la guarda. E finisco il mio... mi perdo nel leggere i vostri messaggi. La caldaia è un esempio veramente topico, perché di solito la caldaia dov'è? La caldaia molto spesso nelle case dove c'è il riscaldamento autonomo, se in un ripostiglio, vabbè, ci interessa il giusto, ma di solito molto spesso in cucina, ok? Siete d'accordo che molto spesso in cucina? Se voi andate a comprare una casa con il riscaldamento autonomo, vi meravigliate se la caldaia è in cucina? Entrate e dite: oh, che brutta questa caldaia! Il problema è che spesso, quando poi inizia a fare l'home stager o l'interior designer o l'architetto, guarda la cucina come, guarda la caldaia come quasi un elemento d'arredo. Federica infatti risponde sì, Federica Licchelli. Sei sicura che, no, che non ti piace questa cucina? Nel senso, mettiti, non pensare a tu per donna che guarda una casa e guarda una cucina, pensa a tu persona che vuoi acquistare la casa. Noi dobbiamo cercare di ragionare come una persona che non deve abitare quella casa, ma deve acquistare la casa, e non è la stessa cosa. Quindi nel momento in cui io guardo le immagini e guardo la casa per pensare di acquistarla, vi assicuro, perché ne ho avuto esperienza con centinaia e centinaia di appartamenti che ho venduto in passato, che nella media il cliente apprezza molto la caldaia in cucina. Perché innanzitutto, nel vedere la caldaia in cucina, tu ti rendi conto che il riscaldamento è autonomo.
e a parte adesso da qualche anno forse è un po' meno importante, anche se lo è ancora, perché ci sono tanti sistemi di riscaldamento centralizzato, di teleriscaldamento veramente molto validi, ma soprattutto fino a qualche anno fa, ma anche adesso, vi assicuro che avere il riscaldamento autonomo è un valore aggiunto non di poco in una casa. Quindi anche se il nostro potenziale cliente aveva già visto nell'annuncio, c'era già scritto che è il riscaldamento autonomo, ma sappiamo che spesso gli annunci non vengono tutti letti. Io mi sono sempre trovata in discussione, tra virgolette, con delle home stager che vogliono coprire la caldaia in cucina. La caldaia in cucina non va coperta perché in quel momento noi non stiamo arredando la cucina, noi stiamo preparando una casa che deve essere venduta. E vi assicuro che per il potenziale cliente, lo ripeto, vedere nell'immagine, nella fotografia, la caldaia dentro una cucina è un grande valore aggiunto. Noi prepariamo delle immagini che devono vendere. Il cliente con l'occhio ragiona, vede l'immagine, vede la caldaia. Tanto lo sappiamo benissimo che poi ci faremo un mobile, una cucina su misura e la caldaia si coprirà. Chi si preoccupa di quella caldaia? Nessuno in realtà. Chi è che non fa oggi una cucina su misura? Non ha un costo in più, solitamente, a meno che non sia in una posizione veramente strana. Quindi, caldaia in cucina non si copre, o se per qualche motivo si vuol coprire, le situazioni sono veramente sempre tanto diverse, per cui ci può essere la situazione, magari qualche volta l'ho coperta con un telo di tulle trasparente, insomma, che si veda comunque che c'è la caldaia. Perché far vedere già durante le foto, anche ripeto, se c'è scritto nell'annuncio, quello che c'è scritto nell'annuncio non è sufficiente, tant'è che noi vendiamo il nostro servizio anche per questo, perché le immagini devono parlare oltre e di più e prima dell'annuncio. Quindi non ha senso coprire la caldaia che deve essere vista. Mentre invece se la stessa caldaia me la ritrovo in sala, e a me è capitato di trovarmi la caldaia in sala da pranzo, allora il discorso è completamente diverso. Quante persone hanno una caldaia in sala? Sinceramente, io forse in tutte le case che ho visto in tutti questi anni è stata la prima volta che mi sono ritrovata a San Lazzaro a questo appartamento che aveva la caldaia della sala. E la seconda volta è stato di recente in una casa turistica che abbiamo fatto a Chioggia, anche quella aveva la caldaia in sala. Addirittura adesso dico una volta anche in una camera da letto, però non era per un home staging. Comunque in questo caso allora sì che diventa un difetto. Diventa un difetto perché anche se è una caldaia, anche se io vedo che il riscaldamento è autonomo, nel momento in cui io vedo queste immagini dove io metto il mio divano, il salottino, la lampada, spiacche e ci spiacci con una caldaia, l'effetto ne negativo di avere una caldaia in sala supera e va oltre ogni tipo di idea che poteva essere positiva di avere la caldaia autonoma. Quindi, se la caldaia è in sala o in altri posti improbabili, ecco, cose improbabili, ma anche questo sempre relativo a chi sta guardando il nostro annuncio, la caldaia in sala va coperta in questo caso. Poi, ovviamente, come sempre, ci sarà scritto nell'annuncio e quindi ci saranno altre modalità per cui l'agente immobiliare o il proprietario farà vedere, farà capire che comunque la caldaia c'era, che è autonoma, eccetera, eccetera. Voglio vedere se c'era quelle altre parole che stavate guardando. È un pregio riscaldamento, soprattutto per le schede condominiali, infatti, è un grande pregio. Quindi quello che spesso ci si perde, sì, da noi è in balcone o nel servizio minore, infatti, delle volte anche. Federica, mi tiri fuori tutte parole difficili, eh? Il concetto di superfetazione usato molto nel restauro. Adesso andiamo a studiare, qua ci vuole il vocabolario con la nostra Federica, con le parole che ci dice. Grazie che ci dai questi bei suggerimenti. E quindi
comunque forse l'elemento incongruo è quello che mi sembra finora che renda di più di questo concetto, perché si capisce che non è tanto la sua bellezza, l'oggetto in sé, ma relativo al fatto della sua situazione, di come si pone all'interno di quell'ambiente o di quella stanza. E quindi io ho fatto l'esempio della caldaia, perché è una di quelle che mi è capitata, devo dire, più spesso come discussione anche con gli allievi, però magari ce ne possono essere tante altre, ed è in questa prospettiva che noi home stager sempre dobbiamo lavorare e ragionare, sempre nella prospettiva di voler creare questa immagine, questo immobile che stiamo preparando per qualcuno che innanzitutto lo deve comprare, quindi chiunque sia. Quindi prima di entrare nel merito specifico del target, il concetto che noi dobbiamo catturare l'attenzione e l'interesse di chi deve acquistare l'immobile. Un altro esempio che mi ero segnata, su cui si ragiona sempre, si discute sempre, è quello della luce, della luminosità di un immobile. Molto spesso gli agenti immobiliari, o qualche volta anche i proprietari, ma di solito sono gli agenti immobiliari che hanno queste fissazioni, io le chiamo, criticano le fotografie che facciamo, perché le facciamo con con le luci accese, e secondo loro questo darebbe l'idea di che l'immobile è buio. Devo dire che a me non mi era mai successa questa, non mi è mai successa in effetti questa obiezione, però mi è stata riportata tante volte, quindi sicuramente è vera, da tanti allievi ed ex allievi che si sono ritrovati appunto a lavorare con degli agenti immobiliari, e devo dire che mi sono posta il problema, perché non è che bisogna ogni volta che ci viene chiesto qualcosa, viene fatta un'obiezione, bisogna cercare effettivamente di ragionare, e delle volte possono anche venire fuori delle cose che poi in realtà sono giuste. La cosa della luce è un'altra questione che è importante per l'home staging, e non ha senso ragionare che dire appunto che con la luce accesa gli immobili sembra che siano bui. Le persone, come se io dico sempre, non hanno l'anello al naso, cioè non è che noi possiamo trovare delle strategie per cui l'immobile sembra più luminoso di quello che è, perché se l'abbiamo fatto vedere di mattina, quando la luce entra nella stanza, è evidente che poi dopo nel pomeriggio non ci sarà la stessa luce. L'immobile o è luminoso o non lo è. D'altro canto, le luci accese all'interno dell'appartamento danno sempre un valore aggiunto che si trasmette non in termini di luminosità dell'ambiente, ma soprattutto in termini di emozione dell'ambiente, perché non è tanto la luce, non è tanto l'illuminare la stanza, che altrimenti io non l'avrei vista, ma il creare tutta una serie di riflessi, di ombre, luci e ombre che si riflettono sui muri, sui mobili, sugli arredi, che sono quelli che appunto creano le suggestioni, che poi ci fanno fare delle foto che sono emozionali, come diciamo, ma anche durante la visita si crea emozione. Quindi noi non possiamo, le nostre foto, il nostro intervento, la nostra luce non serve per togliere il difetto della casa non luminosa, oppure la nostra luce toglie l'idea positiva che la casa sia luminosa. Io quello che dico sempre ai nostri agenti immobiliari che fanno, quelle volte che mi hanno fatto questa, poche volte, questa obiezione, è che cosa c'è, se veramente la casa è luminosa, quando tu fai la visita e noi facciamo accendere tutte le luci durante la visita, cosa c'è di più bello di spegnere le luci e far vedere al cliente che la stanza è ugualmente luminosa? E
è la cosa migliore, è il risultato migliore, perché se una persona aveva avuto un dubbio, toglierglielo in questo modo è il modo migliore, se lo ricorderà sempre che veramente quella stanza era luminosa. Se non era luminosa è una cosa evidente, se ne sarebbe accorto, perché se tu la portavi a vedere la casa senza luce, come solitamente si fa, comunque si vedeva che non era luminosa, e quindi è un problema da poco. Diciamo che è un difetto, sono quei tipi di quelli, questo è veramente un difetto sul quale noi non possiamo fare niente, non possiamo intervenire, non lo possiamo nascondere, però sicuramente possiamo creare una bella e grande prima impressione. Io ho un appartamento turistico a Bologna, dove è successo, ho sempre avuto recensioni positive, tutto bellissimo, poi ad un certo punto una signora, non mi ricordo di dove, non italiana, fa una recensione dicendo: ah sì, tutto bello, tutto molto molto preciso, molto carino, eccetera, però l'appartamento è molto buio, va bene per una notte, ma più notte, uno o due notti di più non ci starei. E dico: vabbè, che strano, che insomma sono ormai 2 anni che facciamo visite, nessuno nota, no, era meno un annetto che facevamo già visite, che avevamo ospiti, e nessuno l'aveva mai detto, perché effettivamente vi confermo che questo appartamento è buissimo, veramente buio. Dopo un paio di mesi così, succede nuovamente un'altra recensione del genere, dove appunto si fa notare che questo appartamento è un po' troppo buio. Ne ho parlato con la persona che gestisce l'appartamento ed è venuta fuori una cosa pazzesca. Cioè lui è andato a guardare, gli è venuto il dubbio, è andato a guardare negli appunti che aveva, che quelle 2 volte erano state non le uniche probabilmente, ma le pochissime volte in cui, cosa facciamo normalmente, come insegno sempre ai nostri agenti immobiliari, così anche per la casa turistica, questo ragazzo che fa i check-in è stato istruito che quando sai che c'è il check-in, prima che arrivi il cliente, va su, apre le finestre, arreggia la stanza, se c'è il nuovo deodorante da mettere, quello che deve mettere, e soprattutto accende le luci, magari non tutte, ma una serie di luci, soprattutto quella all'ingresso, perché ci sono anche 2 gradini, ecco, in modo che poi quando va giù ad aspettare gli ospiti, quando va su, apre la porta, l'appartamento è già luminoso. E guarda caso, queste 2 check-in dove hanno fatto la recensione negativa, era successo che erano stati uno di quei casi dove lui non poteva accompagnare personalmente i clienti, ma lasciava le chiavi dove lui lavora, in un albergo lì vicino, e soltanto che l'aveva dovuto lasciare un giorno prima. Quindi lui un giorno prima non aveva voluto lasciare tutte le luci accese. Avremmo fatto chiunque così, probabilmente, dico la verità, anch'io. Se non succedeva questo che è successo, non ci avrei pensato. Quindi lui aveva lasciato le luci spente e gli ospiti sono andati autonomamente dentro casa. Non importa l'orario, perché come vi dicevo l'immobile è buio, quindi anche se era pieno giorno sicuramente era buio. E quindi cos'è successo? Che entrambi questi ospiti sono entrati in casa e la loro prima impressione è stata la stanza buia. Sicuramente avranno inciampato, probabilmente, perché si apre la porta, c'è un primo gradino, devi cercare la luce, uno che non è casa sua ovviamente non sa trovarla subito. E questa, vedete, quando noi home stager utilizziamo la famosa frase di Oscar Wilde, non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione, in questo caso viene dimostrata assolutamente. Quindi la luce, che è un difetto di questo immobile oggettivo, in realtà l'abbiamo superata facendo vedere l'immobile con la luce. Quando poi tutti gli altri ospiti, ma secondo voi, dopo non hanno spento la luce, è improbabile che siano entrati in casa e poi per 3 giorni di permanenza dentro casa abbiano sempre tenuto le luci accese, no? È ovvio che ti svegli la mattina, ad esempio, le luci sono spente, ci provi a tenerle spente la luce, si saranno sicuramente resi conto che era impossibile stare dentro casa con le luci spente, però ormai la prima impressione era andata, non ci fai più caso, ok? Non ci fai più caso. Quindi
dobbiamo imparare da bravi homestager a fare questo, a distinguere quali sono i difetti che con gli elementi incongrui, come ha detto Federica, che mi piace, magari troviamo anche qualche altro elemento, l'elemento incongruo che come homestager dobbiamo essere capaci di togliere in qualche modo, di far passare in secondo piano, da quelli che invece ci potrebbero sembrare difetti, ma che in realtà non lo sono veramente. In realtà non lo sono perché sono cose che sicuramente il cliente potrà considerare in un secondo caso. Cioè non sono difetti quelli che non ostacolano il mio processo di acquisto, che non ostacolano la mia, le mie considerazioni nel valutare quella casa come una casa da acquistare. Qui non c'entra niente di ingannare, noi non dobbiamo ingannare nessuno. Noi dobbiamo mettere le persone nelle condizioni migliori per valutare serenamente l'acquisto della casa, senza distrarsi, ecco, possono essere anche considerate distrazioni, senza distrarsi con idee che possano farli sembrare che magari spendono molto di più. Se torniamo alla sala, alla caldaia in sala, se io la vedo subito appena entro, intanto mi sembra una cosa strana, inizio a pensare ma perché c'è la caldaia in sala, ma che strano, fa rumore, eccetera eccetera. Per di più penso anche subito, oddio, poi la devo coprire, c'è un mobile, quanto mi costerà, chissà come lo devo fare, eccetera eccetera. Se invece entro in una stanza e non lo vedo e vengo colpito dalla piacevolezza, diciamo così, di quella ambiente, di quella stanza, poi dopo scoprirò giustamente che c'è la caldaia, però sarà una cosa successiva, che la casa mi piace, adesso risolviamo questa cosa della caldaia. Mentre invece in cucina, come vi dicevo, il problema assolutamente non sussiste, anzi vi assicuro che è importante tenerla che si veda, perché è un valore aggiunto. Ok. Ecco, non vedevo più le cose che avete scritto, Se avete qualche domanda in merito, fate pure. Tanto poi magari se serve risponderò anche dopo. E direi che questo argomento mi sembra abbastanza chiaro, si possono fare mille esempi, e poi se ne avete anche dubbi, perché capisco che delle volte delle cose possono essere in dubbio, ma sono sempre in dubbio. Cioè io tante volte, ogni volta che entro in una casa e vedo una cosa nuova, mi faccio queste domande, mi faccio questi dubbi in ogni casa, a seconda del target, di dove si trova, di che aspettative potrebbe avere il cliente che la compra, una cosa può essere considerata elemento incongruo oppure no. E quindi se avete qualche domanda, qualche idea, perché magari vi è capitato in questi periodi e le avete viste, è interessante, fatemi la domanda, ne discutiamo insieme e vediamo quale può essere l'idea, la soluzione da attuare in questo caso. Passerei alla seconda parte del mio programma, per così dire, che è qualche idea su cosa fare in questo periodo, oltre a seguire webinar che fanno sempre bene, i corsi online. Anche io, come sapete, ho il corso online che adesso abbiamo anche messo in promozione per andare un po' incontro alle esigenze di tutte, perché magari adesso c'è un po' qualcuno un po' più tempo, se lo può guardare con calma, scaricare. Ma a parte i corsi, che cos'altro si può fare? Allora, una cosa interessante da fare, che vi consiglio di fare, è telefonare a tutti i nostri clienti veri, cioè quelli che hanno già usufruito dei nostri servizi. Ma anche invece, diciamo, clienti in itere, cioè persone con cui abbiamo avviato dei rapporti e fatto delle considerazioni e poi magari non si è ancora sviluppato nulla. Io credo che questa sia un'attività molto interessante da fare, non tanto pensando a proporre dei pacchetti, non pensando che tipo di offerta gli posso fare, ma no,
Io farei proprio soltanto una, come ho fatto già con qualcuno, con i primissimi l'ho già fatto, magari con quelli con più confidenza ho mandato solo un messaggio, gli altri no, è meglio chiamarli di persona. E domani inizierò, già mi sono fatto la lista delle prime 10 chiamate da fare e gli voglio soltanto chiedere come stanno. Come stanno, come stanno vivendo questo momento, che problematiche hanno e magari valutare se posso essergli d'aiuto in qualche modo. Non lo so, io credo che sia una cosa interessante da fare, che bisognerebbe fare sempre periodicamente. In genere io lo faccio, però lo faccio soltanto con i clienti con cui, con le persone con cui si è instaurato un po' più un rapporto, con cui ci si è visti più spesso, con cui si crea molto spesso, creo anche diciamo una sorta di amicizia con molti clienti. Ecco, io invece domani lo voglio fare con tutti quanti, proprio quelli con cui ho fatto proprietari, con cui ho preparato sia case turistiche, magari 2 anni fa, 3 anni fa, inizio magari dai più recenti ad andare sempre indietro nel tempo, perché credo che sia importante in questo momento sentirci, sentirsi, sia, fa bene sia a noi che a loro e sicuramente può essere una iniziativa interessante, innanzitutto per capire se possono avere bisogno di qualcosa, quindi non preparerei nessun tipo di offerta, pacchetto, iniziativa, proposta, no. Ma la prima cosa, come ne abbiamo parlato già altre volte, è cercare di capire di che cosa possono avere bisogno, come potremmo aiutarli. Magari, non so, nella casa turistica stanno soltanto pensando, hanno già, abbiamo già lavorato per loro e quindi magari si sono accorti che i copriletti non andavano bene, sono stati scomodi, i copriletti che hanno usato quest'anno perché erano pesanti, leggeri, perché costava troppo la lavanderia o qualsiasi altra cosa e magari facciamo una discussione, una chiacchierata e gli consigliamo qualche altro tipo di copriletto da utilizzare, per esempio. Oppure che magari vogliono cambiare solo un elemento, non è che ci possiamo fare una consulenza perché vogliono cambiare una scrivania, per dire, perché si è rovinata, si è rotta, e così penso che sia una cosa interessante, che sicuramente per noi è utile perché la nostra ricchezza, la nostra, questa è anche formazione per noi, questa è conoscenza, perché la nostra vera formazione è capire le problematiche e le esigenze dei nostri clienti. È il motivo per cui l'altro giorno vi avevo condiviso il video in diretta di lunedì sera, che era con l'avvocato Sibilla, spero che alcuni di voi l'abbiano ascoltato, perché anche se era molto tecnico e se nessuno di voi aveva un appartamento turistico e quindi magari in rent to rent magari non era interessato, se volete avere a che fare con gli appartamenti, con i proprietari di appartamenti turistici, è fondamentale, non importante, fondamentale sapere che cosa stanno vivendo in questo momento. E io ho dei clienti, per esempio adesso a Firenze, con cui stavamo finendo qualche lavoro e loro hanno tanti appartamenti rent to rent e io li voglio chiamare, voglio capire come posso venirli incontro. Dobbiamo fare 4 appartamenti, ne abbiamo fatti 2, magari gli altri non li vogliono fare più, non è un problema, oppure cioè li voglio far capire che non, se vogliono rimandare magari lo stralciamo adesso dal contratto e li faremo l'anno prossimo, perché ho capito bene questa problematica del rent to rent a cui prima io non, i miei sono i miei appartamenti, non ho questo problema e quindi se non ci mettiamo un po' nei panni degli altri non sappiamo neanche di che cosa possono avere bisogno. E poi quindi parlare con loro, con i nostri potenziali clienti e quindi anche gli agenti immobiliari, che anche loro sono tutti a casa adesso, e magari il momento giusto per sentire se hanno qualche idea, se non ce l'hanno, cosa hanno fatto, anche sentire semplicemente le critiche, i problemi, il fatto che secondo loro l'home staging non funzioni, va benissimo, sentiamo il perché, cosa dicono, prendiamoci gli appunti di tutto quello che ci dicono perché è veramente prezioso e poi solo dopo aver immagazzinato tutte queste informazioni magari si può pensare a fare qualche tipo di proposta, di offerta, di iniziativa, ma vedrete che molto sicuramente sarà un qualcosa che torna indietro, perché
se le persone ci sentono interessati, ma la cosa importante è che lo dobbiamo essere per davvero, perché non è una cosa che si può fare a comando, per finta, le cose poi tornano indietro, e se hanno qualche necessità sicuramente parlano con noi. Alina, ciao Alina, per mia esperienza quando la caldaia in sala è vicina alla cucina, quindi andrà comunque incassata nei mobili, per me non è mai stato un difetto, i clienti non fanno obiezioni per questo. Grazie Alina della tua testimonianza. Alina è un agente immobiliare, e quindi è una testimonianza assolutamente da prendere in modo valido tutti quanti, perché non è un parere, perché sapete, non è che le testimonianze degli altri non valgono, per amor di Dio, però diciamo quando la testimonianza è di qualcuno che dice il suo parere, è un parere ed è corretto, tu lo puoi dire ma rimane un parere. Quando invece lo dice un qualcosa in questo contesto un agente immobiliare che ha fatto vedere decine e decine, centinaia di appartamenti, ha quindi l'esperienza reale, cioè non la sua idea, ma come ha scritto lì Alina, i clienti non hanno mai fatto obiezioni per questo, quindi conferma quello che vi stavo dicendo. Arianna, quei grossi pali della luce al di fuori delle finestre e balconi, come mi comporto con le foto? Arianna, i grossi pali della luce al di fuori delle finestre e balconi, sai che non ho capito Arianna quali ti... cioè i pali della luce della strada? Non ho capito a che cosa ti riferisci. Io l'ho fatto, era come dire che avessi pensato allora a Sabrina, molto bene, ecco, anche questo mi fa piacere, ha chiamato dei suoi clienti, brava, e infatti sono molto contenti che se pensiamo a loro, sicuramente è molto interessante. Alessandra Morelli, a cui facciamo gli auguri, che sta festeggiando in casa il suo compleanno e ci sta guardando, e la salutiamo. L'altro gruppo turistico, Roberta, è Vivere di Turismo. Se ti iscrivi, da lunedì stiamo facendo delle dirette, cioè sta facendo Danilo Beltrante, che è il capo supremo, ogni sera alle 18 c'è una diretta, sono interessanti sia quella di lunedì con l'avvocato, sia quella di martedì di ieri, che c'è stata con prenotazioni dirette con Alessio, che fa siti per disintermediare dalle OTA. Invece questa sera ci sarò io, scusate non mi ricordo le altre sere, però c'è il programma sulla pagina, quindi si chiama Vivere di Turismo. Ok, ecco la risposta da Alina, grazie Alina, molto d'accordo con questo approccio, lo sto facendo anch'io nel mio settore, l'ascolto è fondamentale, bene Federica. Ok, i pali della corrente, quelli enormi. Ma Arianna, non lo so, non mi è mai successa questa cosa. Grazie Alina. Questa cosa dei pali, non mi hanno mai dato problemi. Ma tu dici che ti danno problemi perché è brutto il palo in sé? Sì, perché magari si fotografa di giorno, quindi la luce non può averti dato fastidio. Ma tu più che pali forse intendi proprio i tralicci dell'alta tensione? Danno l'idea di non... ah, adesso ho capito, non i pali, tu parli dei tralicci dell'alta tensione che danno l'idea di non vivere in un posto non sano e sono considerati difetti dal punto di vista immobiliare. Hai ragione. Io personalmente non comprerei una casa vicino a quei pali, ok? Tralicci del... adesso mi è chiaro. Hai ragione, anche se ci sono tralicci al tralicci, so che ce ne sono perché l'abbiamo... l'ho dovuto affrontare per delle costruzioni che abbiamo fatto, per cui ci sono dei tralicci che portano soltanto corrente e che in realtà non hanno nessun tipo di riscontro oggettivo, e altri invece quelli dell'alta tensione, dove in effetti se si fanno delle nuove costruzioni non le fanno neanche fare, perché appunto c'è queste onde, diciamo così. Hai ragione, però d'altronde è un po' come il discorso della luce che dicevo prima, del difetto della luce, cioè che non so quanto possa aver senso non dirlo, non farli vedere, nelle fotografie non ci sono, poi quando arrivano lì il cliente se li trova in faccia, perché sono veramente grandi. Diciamo che questi, essendo un problema esterno alla casa e non interno alla casa, ci tocca un po' indirettamente, però in effetti
punti io, diciamo, cercherei comunque di farli, di lasciarli nelle fotografie. A me è successa una cosa simile con una, non è simile, perché lì purtroppo il problema è che non ci si può fare niente, perché a me è successo, per esempio, ho fotografato una villa dove c'era una piscina esterna vuota in stato di completo abbandono fatiscente. Allora, se da una parte ti può essere un valore aggiunto avere la piscina, però dall'altra parte probabilmente la piscina costa meno a farle una nuova che a sistemare quella lì, non ho idea. E quindi io ho preferito comunque fotografare la piscina in modo che non si vedesse proprio tutto lo schifo dentro, però a metà sì, cioè ti faccio intravedere una piscina che capisci che è messa male, perché invece scriverti che c'è la piscina, mettere una foto che dove la vedi appena appena e pensi che la piscina sia bella, è meglio di no, è meglio che il cliente lo sappia subito, e delle due poi, cioè è sempre meglio creare un difetto prima e poi migliorare l'aspettativa del cliente che non il contrario. Quindi sinceramente io magari a Lina lascerei, se ci so a dire qualcosa Lina su questo, magari gli è anche già capitato, che è un po' più fresca di mestiere, può essere più interessante della mia risposta. Io però cercherei, visto che oggi si parla spesso di prequalifica del cliente e quindi di inutile portare dei clienti se non sono in parte preparati a quel tipo di acquisto, è molto meglio che loro lo sappiano, che siano edotti, trovare il modo giusto anche in un modo etico, perché se effettivamente sono dei pali che si sa già che sono della una corrente che ha un effetto negativo sulle persone, è meglio dirlo subito e non sa neanche se abbia senso metterli in vendita dal punto di vista dell'agente immobiliare. Mi sono persa la... Io ho coperto la finestra con una tenda di tulle, ma dalla foto l'ho fatto intravedere. Era un modo per salutare già la clientela per la visita. Infatti, Arianna, quello che stavo dicendo io, è meglio fare questa preselezione, magari un cliente che si informa, vede che effettivamente è brutto, però non ha problemi, perché tutto dipende dal tipo di palo. Questo sicuramente è un argomento su cui l'agenzia immobiliare deve essere ben edotta, cioè deve sapere effettivamente se sono stati fatti dei controlli, delle misurazioni, se ci sono dei risultati. Io avevo una cosa del genere, mi ricordo tanti anni fa, e ogni volta che andavo a fare le visite avevamo un podere dove la casa colonica l'avevamo potuta ristrutturare, farli trasformare in appartamenti, mentre invece c'era un caseggiato a fianco dove l'avevamo dovuto fare soltanto a cantine, perché rientrava nella fascia di irraggiamento, dico così, non è il termine esatto, nella fascia di influenza di questi pali dell'alta tensione qua proprio a Bologna, e andavo con questa documentazione dal cliente, perché è meglio dirglielo subito, lui lo sa, e quindi nella casa ci hanno dato il permesso perché siamo a una distanza tale che non c'è incidenza, quindi è brutto, però è certificato che non ci sono problemi dal punto di vista fisico. Però non ha senso non farlo vedere. Ilaria, altra homestager, pseudo agente immobiliare, vanno lasciati perché poi i clienti che arrivano lo vedono e spesso scappano, facendo vedere lo stato il cliente libero di scegliere. Si spara il tempo tutto e trasparente dell'informazione. Perfetto, sono anch'io d'accordo così. Anche tu, Arianna, ci hai avuto la piscina vuota e tranaggia. Ecco Alina, infatti, per i tralicci al di là delle nostre foto, l'agente immobiliare lo deve sottolineare al cliente prima. Anche perché il prezzo è sicuramente più basso, perché la casa è svalutata. Ecco, bisogna capire bene se è svalutata solo da un punto di vista estetico o se invece ci sono oggettivamente sono state riscontrate delle problematiche di problemi appunto di pali. Mi sta crollando mi era tutta una struttura, ho fregato anche il maglione di lana a mio marito per far stare il telefono dritto, eccolo. Ok, dai, molto interessante la chiacchierata di oggi, mi fa piacere anche i vostri interventi, sono veramente molto utili e vi ringrazio, un arricchimento per tutti, veramente. Abbiamo questo gruppo trasversale con tante professionalità. Soltanto Sabrina, ho letto che ha già telefonato alcuni clienti, vi invito veramente anche agli altri a farlo.
stanno facendo dei lavori, che chissà cosa stanno facendo. Qui c'è ogni tanto, non so se vedete qualcuno che passa, che passeggia, ma tutti per bravi, tutti da soli, non accompagnati, alle giuste distanze. Ok, la chiacchierata di oggi l'ho conclusa, vi ringrazio molto di avermi fatto compagnia, spero di averne fatta a voi, sono delle giornate stupende, vorremmo stare tutti, io ci sto all'aperto, però lo spirito non è lo stesso sicuramente. E con i lavori abbiamo tutti quanti un po' sospeso, sto seguendo, stiamo finendo a distanza comunque qualche lavoro, però la conclusione è stata tutta rimandata a data da destinarsi. Ci vediamo mercoledì prossimo e avremo già qualche notizia in più, perché mercoledì proprio il 25 mi sembra, di quanto tempo dovremo ancora stare chiusi in casa. E chi vuole sul gruppo di turismo stasera parleremo di piccoli restyling, darò dei consigli ai proprietari di case turistiche come poter intervenire con piccoli interventi e piccoli restyling, non vogliono ristrutturare completamente la casa, perché magari la casa appunto l'hanno presa in affitto, ce l'hanno in gestione, quindi non possono fare, non vogliono fare grandi investimenti perché non è la loro proprietà, e quindi come fare dei piccoli restyling. Parleremo di alcuni materiali, adesso vado a preparare il materiale perché non sono ancora del tutto pronta. Grazie a voi, grazie a tutti, buon pomeriggio. A prestissimo, se avete chi leggerà dopo e vuole qualche altra considerazione da fare, come sempre, da Gina, brava, sì, fa il corso, il progetto, che poi lo correggo, così ho anche tempo per correggerlo un pochino. Un abbraccio a tutti, ciao!